Persico che si apre un attimo contenta e si alza sui pedali. Demi Fehmering, che sta lei anche a sua volta incrementando il vantaggio sul gruppetto, sul quartetto Persico Longo Borghini. Tanto pubblico anche su questa ultima salita, in questa ultima tappa. Ah sì. Ricordiamo che Demi sta lottando per la maglia Pua. È sulla buonissima strada, se non cede in questi due chilometri con il secondo posto di tappa, l'ascesa finale è anche GPM, ma non da, diciamo, punti doppi, 10 punti si appresta ad incamerare al Mick van Vleuten, ne prenderà 8 Demi Fehmering e dunque riuscirà, grazie ai punti conquistati oggi sulla prima salita, a mantenere sino in fondo la maglia acqua. Continua la cavalcata verso il successo di tappa in maglia gialla per Annemiek van Vleuten. Qui sono rimasti in 4, non vediamo dov'è Cécile Ludwig. Esatto, non... dietro la boom sta salendo molto bene. Sì, non si intravede alle spalle Ludwig, che era andata in difficoltà, e Ludwig in classifica sulle nostre due ha un piccolo vantaggio, e Ludwig è a 5,59. Silvia, tenete duro ragazze, forza! Persico è a 6,11, per cui a 13 secondi da Ludwig, Longo Borghini a 6,15, per cui a 16 secondi dalla campionessa nazionale danese. Un chilometro e mezzo per Annemiek van Vleuten, un po' di più invece per tutte le altre. L'ultima fatica. Eccolo là. Questo tour. Eccolo. Quanti applausi, quanta gente. A Superplanche de Belfigne, sui Vosgi, lo stadio finale della prima edizione del Redivivo ritrovato dalle donne Tour de France Femme avec Swift, avec Annemiek van Vleuten, che lo ha marchiato a fuoco nelle ultime due tappe. E qui viene spinta, non ne ha bisogno, non sembra averne bisogno la van Vleuten. Ricordiamo le punte di questo ultimo chilometro, 24 e 20, sì. Una media del 9,5. Danza sui pedali Annemiek, ancora poco più di un chilometro alla conclusione per lei. Fra un po' lì in fondo vediamo, appunto, sì, insomma, riconoscibilissimo il tratto disterrato. Eh sì, perché il muro è inizialmente in asfalto e poi gli ultimi, in pratica, 750 metri, poco meno di un chilometro, sono appunto in sterrato. Mamma mia, bada la gente, è strapiena Superplanche de Belfigne. Bellissimo, bello. Mamma, bello, strapiena, bello. Già qua sotto all'ultimo chilometro. E viene spinta anche da questo pubblico. E guarda lì su. Non finisce perché lì su ce n'è ancora. Una lingua di strada bianca contornata dal popolo del ciclismo. Come sale la van Vleuten, 21%. È lì comunque se si riunica. Sì, quindi anche le posizioni comunque vicino al podio si giocano con una manciata di secondi. Sì, sì. Però attenzione, perché lo sterrato, la velocità è diversa andare su sterrato che non andare su strada. Quindi vediamo chi ne ha un po' in difficoltà, anche la Longo Borghini. Ci si gioca tutto. Questa è la parte più ripida, dove Casia va meglio. È staccata anche la Persico, Jovadoma, Labou, Ewers che sta rientrando, sta cercando di tenere duro anche lei per la tappa. Labou buona, no? Molto, molto. Ero buona, in fuga con lei, ero in fuga con lei al Maniva, e lei ha un passo veramente, quando si mette lì e non molla, questo passo veramente in salita forte. Guarda che rapporto che la van Vleuten, stavo guardando, ha scalato addirittura in giù. Sì, sì. Volta Annemiek, è sterrato, ma questo è il tappetino rosso ai piedi della regina.
sta per terminare il suo red carpet. Tanto qui sono rientrate tutte. Ultimo chilometro per il gruppetto, il quintetto adesso con Persico e Longo Borghini, anche per loro in vista all'inizio del muro conclusivo. E ricordiamoci che in mezzo c'è sempre Tammy Föllering, sì, sulla seconda posizione per la maglia blu. E intanto sta per arrivare quasi ormai. Annemiek van Vleuten è sempre più vicino alla vetta, per cui in un colpo solo quest'oggi Annemiek van Vleuten sale a 95 vittorie in carriera, abbina il successo di tappa al trionfo finale. Eccolo il tratto al 24. Sta passando il tratto, spinge con tutto, si alza sui pedali ora. Ha passato il tratto più difficile, quello dove c'era una leggera curva al 24%. Ed ora è spinta dalle gambe e soprattutto a 14 all'ora, ragazzi. Tanto Longo qua in difficoltà nella lotta qui dietro. Guarda, adesso prova ad aumentare la frequenza, approfitta di questo tratto in cui la strada in realtà spiana e riesce a riportarsi sotto. L'ultimo sforzo per Annemiek van Vleuten negli ultimi 150 metri di un Tour de France che ha marchiato a fuoco, come sono arrivate le montagne, il suo cavallo di battaglia, il suo pane quotidiano, il suo mantra, le montagne. Annemiek sale tra due ali di folla, Super Branch de Berryfield, la regina di questo tour, maglia gialla, vincere l'ultima tappa. Attenzione, la moto che è caduta! Sì, la moto è caduta! Oh, che disdetta! Tammy Föllering intanto dietro in seconda posizione. Il momento del trionfo per Annemiek van Vleuten. Vince la tappa finale ed è lei ad aprire l'albo d'oro del Tour de France Femme avec Swift. La regina del ciclismo mondiale, la più forte di tutte a 39 anni, Annemiek van Vleuten, strepitosa, strepitosa. Vincere in maglia gialla la Super Planche non è da tutti e lei voleva lasciarci il segno e l'ha lasciato. E come? Secondo posto per Tammy Föllering, sofferente ma la sorridente, ce l'ha fatta, sì. Sì. Ha vinto il suo tour anche lei perché una maglia la porta a casa, la maglia a pois. E attenzione perché adesso qui c'è la lotta con una Elisa Longo Borghini che non molla. Sì, c'è anche la lotta per il podio di oggi. Per il podio di tappa. Nova Persico, Lippert. E ci vuole provare, intanto Ludwig si è di nuovo staccata e anche netta. Forza Silvia, anche questo è un podio che vale come una vittoria. Nyovadoma stringe i denti in prima posizione, ancora lunga, è ancora lunga. Sì, ma Silvia è lì, e Silvia è lì, forse si sta gestendo per il finale. Adesso prova a passare davanti Silvia Persico. Attenzione perché sia Persico che Longo Borghini vanno a guadagnare, hanno la seria possibilità di guadagnare almeno una posizione in riscatta ancora Nyovadoma. Testa a Persico, testa. Nyovadoma, testa a testa, con la testa, con le gambe, con il cuore. Vediamo un attimo, Silvia, un podio. Persico, forza Silvia, forza Silvia, un podio questo qui che vale come una vittoria. Brava Silvia Persico, terzo posto di tappa. La migliore delle italiane lo sarà anche in classifica generale. Quarto posto per Nyovadoma. Al quinto Juliette Labou. Stremate le ragazze, al sesto Elisa Longo Borghini. Non vedo la Ludwig. Non vediamo la Ludwig. No. E devono passarne pochi di secondi, stanno quasi già passando ora, da soli. Tra l'altro c'è anche la macchina in mezzo, quindi sì, la Ludwig non la vediamo. Arriva la Ewers. Forse là dietro è nascosta qui dalla macchina, ma distante. Ma sì, sono già passati 15 secondi, giornata eccezionale, perfetta per Annemiek, ma ottima anche per le due ragazze italiane perché passano avanti di una
posizione entrambe, diventa quinta Silvia Persico, diventa sesta Elisa Longo Borghini nella classifica finale. Eccola la Liubica! È andata in crisi negli ultimi chilometri Cécile Ludwig, poi una coraggiosa Mavi Garcia. Arriva poi Lippert, Dobelikok e Music. Alla fine su 8 tappe per 4 volte l'Italia presente nel podio di tappe. No vabbè, ma poi arriva la super planche, cioè io ripeto, dopo chissà che ce lo facciano rivedere, cioè quello che ha fatto la Persico, ragazza 25 anni, cioè, secondo me non si rende neanche conto adesso di quello, cioè vale quasi come una vittoria una roba del genere. Cioè, l'ho vista tanto sofferente, no? Nei chilometri precedenti, ha sofferto fuori, penso, anche quello che non ha. Ha sofferto tantissimo, bravissima. Tutte, sì. Tutte, guarda, quante. E peraltro ci informavano prima dalla regia che il compagno di Nevia Doma, Valtteri Bottas, è caduto, fa la Formula 1. No, non è della Nevia Doma. Ah, io ho sbagliato, lo sapete, sono un disastro. Che confusione, sì, è Taylor Finney. Valtteri Bottas, le lacrime dopo tanta fatica per Devin Föllering, arrivano un po' la spicciolata tutte le altre, Paulina Roy Akers, che ci aveva provato anche lei sull'ascesa finale, Kastelaine. Föllering se l'è dovuta sudare sino all'ultimo metro la maglia qua, ha dovuto fornire una grande prestazione per salvarla, altrimenti non ce l'avrebbe fatta. Combattiva del giorno Mavi Garcia, arriva anche Urska Zikart. E dunque sta per calare il sipario su questa prima edizione, ha avuto la più degna vincitrice possibile, era la favorita numero uno della vigilia, c'era al limite qualche dubbio su quelle che potevano essere le condizioni, qualche dubbio che poi era aumentato perché nei primi giorni non stava bene Annemiek van Vleuten, ha sofferto ma ha recuperato e lo si è visto. Intanto la Nevia Doma che comunque conserva il terzo posto nella generale, quindi il podio è Van Vleuten, Föllering e Nevia Doma, che è un gran bel podio con il quinto e sesto posto alla fine. Naturalmente attendiamo che vengano ufficializzati per Persico e Longo Borghini. Persico è stata la più brava alla fine delle italiane in assoluto, con un secondo e un terzo posto di tappa e il quinto posto in classifica finale. È un bilancio super, considerando. Sì, assolutamente la rivelazione di questo quest'anno. Sì, la rivelazione in assoluto di questo Tour de France.